Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con WWE Super Grasole. Siamo ancora qua, però abbiamo fatto dei progressi. Road to WrestleMania Plus. Abbiamo portato anche a rinforzo 3 il nostro Dominic. Abbiamo entrambe le carte al top e come potenza abbiamo pronosticato anche in live, più o meno siamo cioè questo array al rinforzo 3 arriva praticamente alla potenza di una Road to WrestleMania Pro base, quindi cioè siamo arrivati a questo livello senza le donne pro. Abbiamo soltanto lei, abbiamo Asuka che abbiamo preso come freebie nello scorso video, fantastico, subito una donna, bam. Abbiamo ancora Shayna, che questa dovrà essere sostituita prima o poi per forza, se no al prossimo livello non ci arriveremo mai. Però questa è la situazione. Abbiamo due supporti Valhalla ancora, quindi vecchi. Abbiamo Brock Royal Rumble 22, Brock Royal Rumble 22 The Beast Incarnate rinforzo 1 e i nostri due Dominic e Rey. E sì, abbiamo anche completato il team Road to Glory. Abbiamo preso Berk, dobbiamo allenarlo, non mi ricordo neanche se l'ho allenato, non credo. Quindi vabbè, generale Road to WrestleMania, queste sono che ci fanno loro, via, sparite, via incubo. Ecco qua, sì, devo allenarlo, quindi devo portarlo al massimo. E ottima carta. Oggi è anche mercoledì, quindi ci faremo il nostro primo Wild Wednesday in questo nuovo livello. E poi situazione dei collezionabili non è troppo bella, però vabbè, non è troppo bella, siamo a 6 collezionabili su 15, manca ancora 23 giorni, quindi vabbè, alla fine il tempo c'è, anzi mi sa che devo mettere a fondere anche qualche altra cosa perché... Sì, ve l'ho fatto vedere anche su Instagram, però la carta fusione, infatti come saprete, quella Royal Rumble 22 che è uscita, abbiamo preso subito Jimmy Delvin ed Art. Uno e la seconda pure, quindi abbiamo già la nostra prima pro da farci della camera di fusione Royal Rumble 22, fantastico. Quindi prima fusione, prima pro. Se fosse stato donna sarebbe stato molto meglio, avremmo già fatto un upgrade incredibile, però va benissimo anche lui, va benone. Non mi ricordo se l'ho riavviata, mi pare proprio di no, No, non l'ho riavviata, dobbiamo sacrificare il nostro Wage presente in 7 deck. E questo è brutto, anche perché stava nella Ring Domination, vedi? Ma però andrà comunque ad essere rivelato, abbiamo carte più potenti da mettere, non c'è nessun problema. Quindi andiamo avanti, andiamo a mettere in fusione questa carta e ci rivediamo fra 6 giorni, signori. Quindi, avremo un'altra carta. Ora eravamo 22 e probabilmente sarà una di quelle sacrificabili a questo punto, forse per una prossima fusione Road to WrestleMania. Perché se il nostro caro tier WrestleMania, quello vero e proprio, dovesse veramente arrivare o il 30 o comunque nella prima settimana di aprile, probabilmente molto presto ci saranno anche le camere fusioni di questo livello. O si passerà direttamente a WrestleMania, non ho idea. Niente ci spiega se c'è un nuovo tier o meno, e quindi siamo sempre tutti quanti col dubbio. Anche in live abbiamo pronosticato un sacco di cose, ma nessuno lo sa. Quindi stiamo a aspettare, niente. Aspettiamo e basta. Quindi dai, pacchettino gratuito, vediamo un po' cosa possiamo fare. Tra l'altro mi sono dimenticato di mettere a fondere anche gli ingredienti, perché mi manca, se non sbaglio, quello della benzina. E basta. Dovrebbe mancarmi un altro serbatoio per poter reiniziare un'ennesima camera fusione per Hot Rod collezionabile. Quindi sì, dovrebbe farlo subito. Devi farlo immediatamente. Sì, esatto. Vediamo. Voglio essere sicuro prima di fare questo qui. No, questo no, assolutamente. Mi manca, sì, il serbatoio. Quindi andiamo a farci quello della benzina. Serbatoio, attiviamo. E tra 30 minuti possiamo riavviare un altro Hot Rod. Quindi stasera saremo almeno a 7 Hot Rod. Ed è ancora poco, purtroppo siamo più o meno a metà, quindi dobbiamo ancora farci un po' di roba, però comunque altri 23 giorni ce la facciamo tranquillamente. Ragazzoli, direi di procedere con questo Wild Wednesday, il primo che faccio in questo nuovo livello. Vediamo che cosa riusciremo a ottenere quest'oggi, signori. Io non lo so, spero veramente di sculare un sacco. Anche perché, come detto prima, abbiamo anche due supporti veramente vecchi. Abbiamo sì uno Rumble 22, ma è un manager con una sola stats e io non lo utilizzerò mai, non mi piace. Quindi sì, spero almeno qualcosa di grosso in questo pacchetto. Allora, intanto Palude allena Double Plus e allenamento Valhalla Plus, non male.
Va bene, ci sta, ok. Sono comunque carte che mi servono, quindi sono contento di trovarle. Andiamo a vedere, dai, il supportino. Un manager doppia stazza, livello Royal Rumble 22 o addirittura anche WrestleMania, guarda, sono contento. Sono contento. 3, 2, 1. Royal Rumble 22, WWE Universe. Ah, vabbè, sacrificabile in camera di fusione o da qualche altra parte. Niente. Rumble 22 sì, ma non ci faccio assolutamente nulla. Quindi niente, speriamo nel pacchetto Wild. L'ultima volta abbiamo fatto anche, addirittura anche in live, ed è uscito veramente lo schifo all'ennesima potenza. Esatto. Io non lo so, non riesco più a scullare in questo Wild. Non riesco più a scullare. Sono settimane, eh. È da, penso questa stagione non ho mai fatto niente in questo Wild. Dall'inizio dell'ottava stagione forse avrò trovato qualcosina, ma poco. Vabbè signori, andiamo a vedere. 3, 2, 1, BAM! Calma, c'è un Royal Rumble. Purtroppo è maschio, quindi sperare soltanto in un rinforzo più che altro, perché tanto poi alla fine siamo abbastanza completi di maschi. Abbiamo anche da farci quella fusione, un'altra rinforzo 1 addirittura, quindi siamo più o meno ci siamo. Guarda, spero sia Brock Lesnar, guarda. Jey Uso sarebbe forse un rinforzo, non lo so. E Royal Rumble? Harland. Boh, non lo so, non cre- forse non ce l'ho neanche. Non lo so. Quindi nel bene e nel anche male lo stesso. Quindi qui come combinabile abbiamo ancora Damian Priest e Jim Devil. Vabbè, niente. Comunque beh, ci tengo a farvi vedere comunque carte Royal Rumble. Ce n'ho veramente un botto. Poche le pro, ma buone. Diciamo sì, diciamo, ecco. Rinforzi ne abbiamo due, rinforzo uno. Vabbè. Ragazzuoli, direi che possiamo procedere anche in draft board a questo punto. Vediamo un po' quante riusciremo a trovare anche ingredienti, camere fusione e quant'altro. 74 estrazioni, siamo in rotto WrestleMania Plus. Io mi potrei aspettare veramente anche un pool Royal Rumble o addirittura un pool fierissimo Road to WrestleMania con il bufalone là dietro che sbuffa. Abbiamo comunque un'altra possibilità di draft board esclusiva, quindi ce ne andiamo assolutamente. E vediamo se scogliamo là perlomeno, perché da quando siamo arrivati in nuovo tier non ho ancora trovato niente in draft board esclusiva, soltanto carte Valhalla e vortici forse. Ne mancano ancora tante prima del completamento della tavola, però che ne sai. Dai, andiamo avanti fino alla fine. 4, 3, 2, buono, 1 e 0. Allora, 74 carte, abbiamo trovato 3 ingredienti camera di fusione e nessuna carta che ci poteva interessare, però abbiamo preso, comunque abbiamo preso due copertoni e una tannica di benzina. Beh, una piccola vittoria, signori, va bene, va benissimo, l'importante è trovare, l'importante è quello. Andiamo a questo punto a pullare in draft board esclusiva. Abbiamo praticamente 5-10 carte. Ehi Google, dimmi un numero da 1 a 10. 8. Numero 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In basso a sinistra. Let's go. Ennesima carta Valhalla, Bianca Belair. Niente. La tengo giusto per, ma non ci serve veramente a niente. Voglio vedere a che punto sta questo deck. Voglio giocarmela perché siamo a livelli Rotule Semina Plus. Sì. Abbiamo. Oh, qui guardate, c'è l'ultima Valhalla e lui. Al rinforzo 3. Dobbiamo eliminarla, dobbiamo farla fuori. Ovviamente quando faremo anche la pro di Jim Neville saremo ancora un gocciolino, però siamo abbastanza coperti, diciamo, come deck abbastanza equilibrato. Resistenza e carisma, e questi sono i massimi che ho per il momento, i supporti massimi, e purtroppo sono questi. Ne voglio già questa randomization perché partirò appunto da Royal Rumble 22 che potrebbe servirmi. Speriamo sia una buona carta. E ovviamente prenderò la mia terza carta Road to WrestleMania in questo evento. Non andrò a prendermi Ricochet, non mi interessa, tanto non ho preso una Road to Glory. Mi fermerò alla prima carta Road to WrestleMania e sono contento, sì signori.
Cos'altro? Fase di attacco, mannaggia. Ah, derby! Derby d'Italia, signori, madonna, dobbiamo andare a vincere, ci manca 1000 punti, mannaggia. E io ho finito gli attacchi, ho cercato di fare il più possibile, ma ero l'ultimo del team. Ero l'ultimo più debole. Signori, io direi che possiamo concludere qua questo video. Ci vediamo, come sempre, questa sera in live sull'altro canale, ore 22:30, vi aspetto. E facciamo questa Ringmination, facciamo Survivor, facciamo tutto quello che c'è da fare, signori, e vediamo se ci esce qualcosa di bello insieme. E va bene così, ragazzoli, spero vi sia piaciuto questo video, ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti ragazzi.